Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi vi porto un titolo davvero molto particolare. Un city builder che riprende qualcosa da Civilization, qualcosa dai survival, qualcosa dai giochi automatizzati, mescola tutto e crea un'esperienza molto particolare, molto diversa dal solito. Infatti, se da un lato dovremo decidere noi come costruire la nostra città, come vedrete i vari distretti si evolveranno in maniera più o meno autonoma. Oltre a questo, oltre allo sviluppare la città in quattro ere differenti, il gioco prevede anche un sistema a fazioni che dovremo controllare per evitare il caos politico. Adesso vedremo per circa mezz'ora, un'oretta questo gioco e vi assicuro che ne resterete particolarmente colpiti. Personalmente non ho mai visto un gioco del genere, ha dei pro e contro, è ancora in early access quindi c'è ampio spazio per migliorare vari aspetti, ma mi ha colpito anche a me e ho deciso di condividerlo con voi. Se voleste provare il gioco, qui sotto in descrizione troverete il link alla sua pagina Steam. Detto questo, non perderei altro tempo e mi lancerei immediatamente alla scoperta di Memoria Polis. Iniziamo un nuovo gioco, più che la versione sandbox, diciamo, iniziamo col modo classico. Qui possiamo scegliere che origini dare alla nostra città, che cambierà ovviamente il bonus con cui inizieremo. Per esempio, se dovessimo scegliere gli artigiani, le risorse naturali sono più abbondanti del 25%, oppure con i mercanti si produce più oro, con i politici i decreti aumentano di numero, con gli scienziati e via così. Andiamo con le risorse per adesso e confermiamo. Qui possiamo scegliere il nome ovviamente della nostra città. Andiamo a caso oggi, anzi no, facciamo così. Lova Town. Fa molto... come si chiamava? Oddio, Leisure Larry. Qui. Ok, qui possiamo scegliere il nostro banner, per adesso lo lasciamo così e iniziamo. Sta ovviamente generando la nostra mappa. Possiamo scegliere dove iniziare a fondare la nostra città. Visivamente è molto molto bello il gioco, non si può zoomare tantissimo, questo è il massimo, ma devo dire che è molto piacevole alla vista. Possiamo iniziare al lato del fiume, consigliato, al lato della strada, eccetera eccetera. Iniziamo qua vicino al fiume, facciamo tipo come se fosse Roma. Tra l'altro dobbiamo ancora fondare la nostra civiltà, ma qualcuno ha già creato un bellissimo ponte. Iniziamo qui anche perché c'è molto spazio, le nostre fattorie potranno ampliarsi e dobbiamo piazzare il campo. Allora, direi che se io dovessi spingere 5, vedete, questa è l'attrazione, ovvero dove verranno a insediarsi i cittadini. Inizialmente si insedieranno solo intorno al centro città, poi come vedrete altre strutture invece chiameranno i cittadini e li attrarranno i cittadini e li porteranno ad insediarsi in altre zone, creando praticamente il suburbio della nostra città. Facciamo, ci dice qui, lo farei qua. Quello che vedete, quei rombini rossi, sono gli attacchi delle strade. Ok, no, come era prima. Così. Allora, un'altra cosa che dobbiamo vedere, in realtà, molto importante, aspettate. Ok, vedete qui con 6 ci fa vedere le risorse. Siccome inizialmente possiamo raccogliere solo le risorse che entrano nel range della nostra città,
Direi che è bene prendere anche un po' di pietra qui in basso a sinistra. Così può andare, poi dopo ci amplieremo, non è un problema. Però per adesso facciamo così, così abbiamo roccia, legno e un po' di terra per il capo, ok. E iniziamo nell'epoca dell'antichità con questo bel centro cittadino e vedete, inizia subito a... Posso bloccare questa roba? Mi interessa, ok. Iniziamo immediatamente a vedere come pian piano i coloni iniziano a costruire in maniera automatica. Io ho scelto solo dove mettere il distretto e poi il resto lo fanno da soli. Una cosa importantissima è immediatamente andare in produzione e produrre il campo per raccogliere un po' di legna. Qui possiamo girare, vedete, così. E io direi, mettiamolo qui, sennò poi è troppo vicino alla città. Ok, costruisce. Ogni edificio ha ovviamente delle richieste in termini di risorse che dovremo sempre tenere in conto. Come poi avrete notato, attualmente abbiamo solo questi edifici, ma non temete, ne potremo sbloccare degli altri. Infatti, se andiamo qua, vedete, c'è tutto, c'è produzione, cultura, prossimità. Adesso abbiamo sbloccato solo produzione, prossimità. Prossimità sono, in questo caso solo le torri abbiamo, sono delle strutture che permettono di ampliare la nostra zona di controllo. Come vedete, ogni edificio ha fino a 4 più o meno, quasi tutti gli edifici hanno 4 livelli e poi dopo si divide la loro, il loro albero tecnologico. Potremmo scegliere tra due specializzazioni, diciamo. Per adesso ce ne abbiamo solo 3, ma poi ne sbloccheremo degli altri. Si sbloccano e si ricercano utilizzando in alto a sinistra, vedete, i piani. E i piani vengono prodotti dagli uffici degli architetti, per esempio. Ora, visto che qui il legno l'abbiamo già messo, tra l'altro forse sarebbe il caso di farne anche un altro, però facciamo prima la fattoria per il cibo. Anche questo è molto importante tenere a mente. Anche per questo edificio che si amplierà in maniera automatica, quindi cerchiamo di non metterlo proprio appiccicato in città, lasciamogli un po' di spazio in modo che sia, ecco, potremmo metterlo tipo addirittura qui, in modo che abbia spazio lui di ampliarsi, ma anche il nostro centro città. Qui possiamo scegliere anche quanto cibo fargli produrre, quanti campi produrre, ovviamente andrà ad aumentare la manodopera e le altre risorse. Per adesso mettiamo al massimo. In alcuni casi fate attenzione perché sarà possibile anche scegliere per la stessa struttura che cosa fargli estrarre. Ok, andiamo avanti. Dobbiamo raggiungere i requisiti per far salire di livello il nostro centro città. E per far arrivare al centro città di livello 2 ci serve 90, ci servono 90 cittadini, 106 unità di legno, 44 di pietra e poi 10 turni. Allora, il legno è qui. Siccome il legno è un elemento estremamente utile, io direi di andare a costruire un altro campo qui. Potremmo metterlo in realtà qua giù. Esatto, dovrebbe creare la stradina lì. Ok. E ci servirebbe anche un magazzino, ma non lo abbiamo. Il surplus lo potremmo poi ovviamente utilizzare in fase più avanzata per commerciare con altre città. Allora, e qui vedete, loro si espandono. Qui iniziano a lavorare, iniziano a trasportare i tronchi che poi potremmo trasformare per esempio in tavole. Andiamo un po' più veloce, guardate qui, Vedete, in 4 turni, 3, 2, 1 e si espandono e cominciano a occupare tutta la zona. Assicuratevi di avere una zona molto ampia, soprattutto per i campi, in modo tale che possano ampliarsi in maniera notevole e fornirci più cibo. Guardate qua la nostra città come si sta espandendo. C'è, diciamo, un piccolo problema nelle fasi avanzate perché arriveremo, adesso lo vedremo,
in un momento in cui ci chiederà di produrre e costruire degli edifici molto particolari, come, che ne so, il Colosseo, o meraviglie, o magazzini particolari che andranno a dare dei bonus alla città. Il problema è che sarà un po' un casino, praticamente, soprattutto se la nostra città fosse cresciuta in maniera esponenziale, sarà un casino trovare un posto adatto per piazzare questi edifici speciali. E a volte è successo che io mi sia ritrovato a doverli piazzare molto lontani e quindi non poter beneficiare dei bonus ad essi connessi. Sarebbe carino trovare una maniera di rendere un pochino più adattabile le città, perché vedete, con il fatto che si espandono a loro scelta. E dopo io qui non posso andare a piazzare all'interno, non posso modificarle e piazzare all'interno del tessuto urbano gli edifici più complessi. Quindi quello potrebbe essere un pochino un casino. Una cosa molto bella è che tra le meraviglie c'è addirittura Matera. E un'altra cosa che ho visto è che ci sono un po' di incongruenze a livello architettonico. Adesso non mi ricordo se era in questa fase o nella fase successiva. Vabbè, ma c'era un edificio che era chiaramente vittoriano, ma era tipo nell'epoca romana. Però vabbè, voglio dire, è ancora in early access, possono cambiarlo. E benché non si possa zoomare più di così, comunque la cosa si notava. Allora, abbiamo zero roccia, abbiamo un sacco di legno in realtà. Quindi direi che li possiamo mettere anche in pausa, non c'è bisogno di tutto questo legno. Però è meglio avere un surplus. Purtroppo non abbiamo il magazzino ancora. E sì che ci serve invece la pietra. E metteremo la cava. Vediamo un po' dove la possiamo mettere. Io vorrei metterla qui. Ok. È possibile costruire le mura, è possibile potenziarle. Quindi sappiate, ecco, vedete, la miniera ci dà la possibilità di costruire, di estrarre tre materie differenti: pietra, sabbia o argilla. Adesso una cosa che non ho fatto ed è stato un errore, aspetta un attimo, vabbè, non lo posso cambiare, è che bisogna vedere la produzione spostando l'edificio cambierà la quantità di roccia estraibile o di materia estraibile. Mo mi sono dimenticato. Adesso vediamo se la posso distruggere e rimettere, magari. Però tanto non credo. Vabbè, la lasciamo così senza distruggerla. Quando andate a piazzare gli edifici di questo genere, fate sempre attenzione. Non fate come ho fatto io, fate attenzione a controllare che sia piazzato sul punto migliore per produrre. Per estrarre roccia o per produrre una determinata materia, ma credo che sia il punto migliore comunque, sì. Era 1800, forse. Sì, va bene così. Per adesso non posso fare niente, quindi avanti tutta così. Ok, adesso possiamo passare a potenziare il nostro centro città e quindi alla nuova epoca in teoria. Vai, accetta. E qui si potenzia alla grandissima. Potremmo creare anche un altro campo, visto, però cibo per adesso va bene. Aolle. Siamo stati premiati con tanti nuovi edifici e ci avvisa che adesso ci sono tutta una serie di statistiche da tenere sotto controllo, per esempio la salute, la sicurezza, il senso di appartenenza alla città, l'autostima, la creatività, che verranno ad essere potenziati con la costruzione dei nostri edifici. Infatti, se dovessi andare qua, vedete, ci dà tutte le informazioni, mentre se dovessi andare su, grazie, su produzione, qui avremo tutta una serie di edifici che ancora non abbiamo. Nel frattempo, ciao. Qui ha costruito questo bel muro. Dobbiamo sbloccare un edificio culturale. Quindi andiamo qui. Edifici culturali. E qui ci sono vari edifici. Dobbiamo scegliere quello che più
ci piaccia o ci serva. In questo caso, per esempio, che ci dai? Attrazione 300, soddisfazione, e questo ci dà accesso a questi nuovi edifici. Quello che io invece volevo fare, l'Esculapium pure non è male, ci dà l'Esculapium che dovrebbe essere, che ci dà l'ospizio che dovrebbe essere quello per la medicina, per i medici, quindi che ci aiuta a prevenire le malattie. Questa è più una roba probabilmente militare, non c'è scritto niente qui. C'è questo commerciale, la via Edificium. O il foro. No, non era qui quello. C'è prossimità, no? Stavo cercando una specie di magazzino, ma qui non c'è. Io andrei allora con l'Esculapium, anche perché l'altra volta non l'ho trovato. Però dice è sotto religione. Vabbè, vediamo. Vediamo che fa. Ok. L'abbiamo si sblocca immediatamente, non lo dobbiamo ricercare. Tra l'altro, in produzione io andrei a cercare la farmacia. Sì, la farmacia. La fattoria di livello 2, ma non posso. Perché non posso? Sì che posso. Eccolo. Vai. Accetta. Così possiamo potenziarlo subito e produrre dopo cibo quando serva. Allora, abbiamo sbloccato l'edificio culturale, ma ci serve ancora più pietra. Quindi, visto che abbiamo 1500, io andrei a cercare anche il livello 2. Questo qui, l'ufficio dell'architetto, è quello che produce i piani di ricerca, quindi sblocchiamo prima questo, se no dopo, vabbè, zero, ok, se no dopo non ce l'abbiamo e sono guai. E la miniera di livello 2, grazie, accetta. Prossimità, sblocchiamo questo, ok. Allora abbiamo una missione, grazie. Guarda l'attrazione sul filtro in alto a destra dello schermo. Allora, dov'era? Qua. Vedete, questa è la zona, quella che vi dicevo all'inizio, dove attraiamo più gente. Ed è di livello alto. E dobbiamo produrre zone di attrazione. E lo faremo costruendo l'edificio culturale. Allora, andiamo un po' veloce per produrre della roccia. A proposito, fammi portare questa a livello 2. Grazie, così va tutto più veloce. Poi inizieranno problemi come incendi, malattie, robe del genere, che potremmo contrastare in maniera differente, per esempio utilizzando il denaro, lasciandoli fare il loro corso, o consumando delle risorse che cambieranno a seconda del problema che dovremo affrontare. 176, dai. Allora, possiamo riaprire questa segheria, perché vedo che comunque il legno sta diminuendo. Dovremmo forse, no, ancora questo campo. Fortunatamente guardate quanto si è espanso, quindi per adesso non c'è bisogno di costruire una seconda fattoria. Tra l'altro possiamo potenziarla, per cui per adesso andiamo bene. Potremmo, a volte bisogna cliccare sugli edifici per vedere eventuali potenziamenti, non solo per farli salire di livello. Per esempio le mura si cliccano, si costruiscono cliccando sul centro città e poi cliccando l'iconcina che qui ancora non abbiamo. 274, ok, culturale. E costruiamo questo qui, l'Esculapium. Allora, vedete quello che vi dicevo? A seconda della posizione andrà a potenziare, in questo caso, la religione, aumentando gli introiti di quell'elemento
di quell'aspetto della vita cittadina. E chiaramente più quartieri prenderemo con l'edificio, con l'aura, come la volete chiamare, con il range dell'edificio, più benefici avremo. Purtroppo non ne possiamo prendere più di due, quindi lo faremo qui. Non mi fa impazzire. Vedete, purtroppo non c'è una grossa adattabilità delle strutture al terreno. Però, vabbè, mo lo mettiamo qui. Ok, così. Costruisci. E qui possiamo scegliere che cosa fargli produrre oltre al senso d'appartenenza che viene di default. Io andrei con salute, per evitare che la gente poi muoia. A cosa serve questo prossimità? Come vi dicevo, serve praticamente ad espandere la nostra area. E io andrei di qua, perché già so che qui ci servirà l'argilla. Quindi facciamo così. Poi possiamo aumentare anche il raggio di la circonferenza di queste strutture. Ok, produzione, cosa abbiamo fatto? Ah, c'è questo qua. Forse questo è il caso anche questo di iniziarla a costruire, l'edificio dell'architetto, in modo che produca subito piani di ricerca. Mettiamolo qui, tanto questo non ci dà nessun bonus, quindi lo terrei lontano dalle zone che magari potrebbero interessarci dopo un attimino di più. Ok. Oh, guardate un po'. Abbiamo trovato delle rovine antiche. Anche questo è molto bello perché possiamo interagire, possiamo scegliere come sfruttare queste rovine. Possiamo demolirle e prendere per esempio queste risorse o ripararle e avere dei bonus come per esempio una nuova zona di insediamento. Per adesso non possiamo fare niente, non lo demoliamo, aspettiamo. Ecco, vedete, anche queste pale qui fa molto Far West più che Antica Roma. Allora, abbiamo, grazie alla struttura, accesso all'Horreum e al Macellum. Stavo cercando l'Horreum, che è un magazzino molto importante perché fa aumentare la quantità di materiale che possiamo raccogliere. L'Horreum, infatti, offre numerosi slot per accumulare le risorse, mentre il Macellum permette le rotte commerciali. Accetta, chiudi questa informazione, lasciami questo. Vedi, questo non è proprio antico, questo è veramente 1800-1700. Qui sta arrivando gente o cibo, e qui abbiamo costruito l'Esculapium e abbiamo creato anche una zona, se non erro, d'attrazione super forte qui e anche qui, quindi qui potrebbe venire a stabilirsi un po' di gente. Abbiamo gli edifici decorativi, per adesso non ci servono, però volevo vedere, in teoria dovremmo avere la possibilità di sbloccare, no? Questo diceva che sbloccava, ah no, questo si trasforma in ospizio con l'Esculapium più qualcosa di sconosciuto, ok. Io farei innanzitutto questa di livello 2, perché lì dobbiamo trovare la zona con più argilla. Che ci serve? Ci serve un botto di roba in realtà. Sabbia e argilla, vediamo un po'. Produzione, small quarry. Allora, argilla 4 e 2, 4 e 3, 4 e 5, 4 e 6, 4 e 7, 4 e 8, 4 e no, 5.000. Ammazza. Possiamo farlo qui. Ci sale 4.600. Qui possiamo farlo. Guarda. Ok. 5.000, fammi vedere qua, 6.000 lì. E lo facciamo qua. 1.000, 6.000. Ok, così. E
Era Clay, no? Sì. La sabbia ovviamente la dovremmo fare qui, adesso lo facciamo. Ma ci serve un'altra di queste torrette. Zì, dall'altra parte, grazie. Tanto c'è una quantità di legno impressionante. Ok, e adesso un'altra small quarry, 5000, 2009, 5009. Dall'altra parte. Ah beh, giusto, finché non fa questa non la posso costruire. Allora, vediamo un po', ok. Grazie. Guarda, 5940 mi pare un'ottima cosa. Ok, perfetto. Oh, vedete, distretto culturale religioso. Per creare gli altri dobbiamo costruire altri edifici. E andiamo a sbloccare, se possibile, perché mi sa che abbiamo usato tutto. Possiamo sbloccare questo? No, ce ne servono 900 di piani. Quindi andiamo veloce il gioco. Che ci serve per passare di livello? Ci servono le travi. Se no avremmo già tutto, potremmo già passare. Non possiamo sbloccare le travi? Fammi vedere, quanto vuoi per le travi? Non c'è. Ok, quindi ancora non possiamo passare di livello. Cibo? Il cibo va benissimo, il legno va benissimo. Possiamo anzi bloccare pure questo, perché tanto abbiamo fin troppo. Se no poi lo mandiamo al macero. Qui si sono attivati, ok. 900, perfetto. Andiamo qua e sblocchiamo l'Orreum. Accetto, ok. Non lo possiamo produrre però, perché ci serve l'argilla e mi sa che ce n'abbiamo poco. No, ce l'abbiamo. Oh, vedete, questo qua aumenta la produzione. E possiamo vedere un attimo dove metterlo questo, tipo. Sì, lo possiamo mettere tipo qua. Però dovremmo... tipo qui. Siamo troppo vicini alla foresta. E allora... sai che questo vorrà dire che lo dovremo mettere qua. Ahimè. Ok, allora facciamo appartenenza e sicurezza. Vedere questo qua, no, non c'è scritto come sale di livello, ok. Qui va tutto bene. Qui siamo alla grandissima. Quattro distretti culturali in teoria li dovremmo aver costruiti adesso che questo verrà terminato. E infatti abbiamo finalmente accesso al carpentiere e allo scalpellino. E possiamo costruire anche le mura. Bellissimo, perché le mura vengono costruite con un sistema molto particolare. Cioè non possiamo scegliere noi direttamente il percorso, ma possiamo scegliere la dimensione, che cosa fargli circondare. Adesso ve lo faccio vedere. Qui dobbiamo accettare una fazione. Visto che siamo cresciuti, si è presentata una fazione che chiede il nostro permesso
per insediarsi in un quartiere. Eccolo qui, questa è la fazione dei solidali di Mitra. Ovviamente ogni fazione ha le sue caratteristiche, sta a noi scegliere se accettare o meno una determinata fazione, se appoggiarne una piuttosto che un'altra, e cercare di mantenere un quieto vivere tra le varie fazioni. Ok. E visto che li abbiamo accettati, arriviamo al capitolo 5 e ci dà tutta un'altra serie di edifici. Dobbiamo commerciare. Ancora no. Dobbiamo fortificare la città. Ancora no. E qui, se vedete, intanto ha aumentato il limite degli oggetti, del limite dei materiali che possiamo accumulare, quindi riattiviamo questo, grazie. Ma posso aprire il pannello e da qui controllare tutto quello che è il sistema produttivo della mia città, scegliere direttamente cosa mettere in pausa da qui, andare a vedere qualcosa, vedere che cosa mi manca, che cosa scambiare o meno, eccetera, eccetera. Per commerciare dobbiamo fare quell'altra ricerca, ma non ce l'abbiamo ancora. Possiamo tassare le singole fazioni, non abbiamo ancora abbastanza punti ricerca, mi sa. Fare il macellum, ce ne vogliono 900, no, infatti. Culturale, allora abbiamo questi qua che aumentano la produzione. Questo non è male, poi è carino perché non so se riusciremo a vederlo. Quando sali di epoca, di età, puoi scegliere che cosa mantenere delle vecchie strutture, perché chiaramente alcune diventano ruderi, però altre le possiamo mantenere e caratterizzare così la nostra, il futuro della nostra civiltà. Io farei questo. Questo produce l'oro. Però dobbiamo mantenere le cose per fare i commerci. Allora, se io dovessi cliccare qui, vedete, c'è costruisci le mura. E facendo così c'è la prossimità e la, diciamo, rotondità delle mura. Guardate, posso dirgli circonda tutto quanto o circonda solo qui. Fai un po' più ampio, proteggi sta zona, proteggi quell'altra. Chiaro, questo è un po' un problema. Questo io aspetterei per farlo, perché chiaramente dopo potrei creare delle strozzatoie e non poter costruire gli altri edifici di dimensioni più grandi. Quindi a volte è meglio aspettare. Cibo, il cibo è un po' diminuito. Non so se aprire un'altra fattoria, sinceramente. Però potremmo in realtà portare questa a livello 2. Va? Che forse sembra la cosa migliore. E potremmo, ok. Come fa a essere basso? È successo qualcosa? Strano. È probabilmente per farci vedere come funziona, perché il cibo ce l'avevamo. Boh. Abbiamo un sacco di cibo in realtà, per cui non capisco perché faccia sto problema. Allora facciamo qua invece, no? Facciamo quello, visto che dobbiamo salire di livello, facciamo quello che fa le travi, il carpentiere. Vai. Accetta. Ok. Produzione, carpentiere. Mettilo qua. Non credo che ci sia un sistema di vicinanze per cui magari metterlo qua vicino è meglio. Lo metto qua perché così non sta in mezzo alla città. Ok. Così iniziamo a produrre anche più cose. Ci servono le travi in modo da poter salire di livello. Ce ne servono 56. Tanto la nostra città evolve. Adesso costruisco un paio di edifici culturali. Questo l'hanno sbloccato? No, questo mi sa che ce l'hanno dato in premio.
E lo potremmo mettere tipo qua. Ne prendiamo tre. Se riuscissimo a trovare una zona. Vedete, non si adatta per niente. Allora, qui ne piglia solo uno. Qua ne prenderemo tipo due. Tutto produzione? Ma sì, va. Facciamo appartenenza e sicurezza. Appartenenza solo. Ok. E questo edificio produrrà del simpatico oro, se non ricordo male. È specializzato nella produzione e la lavorazione dell'oro. E chi vive vicino, vabbè, gli abitanti possono acquistare gioielli. Questo sì, questo dovrebbe, oltre a creare attrazione, vedete, guardate lì quanta attrazione, dovrebbe produrre l'oro. Dovrebbe aumentare l'oro, se non sbaglio. Fammi vedere qua se un attimo c'è scritto. No, c'era l'altra volta, l'avevo letto da qualche parte che diceva per fare l'oro usa questa. Oh, guardate, qui intanto è arrivata altra gente. I misteri eleusini. Sì, vieni. Ok, si sono stabilizzati qui. Quante travi abbiamo? Quasi il massimo. Abbiamo un sacco di pietra, quindi tu aspetta, non c'è più bisogno di produrre pietra. Dovremmo fare quello che costruisce i foratini, questi qua. Quanti abbiamo? 1000 piani, 1000 punti di ricerca. In realtà quello ci servirebbe per, dov'è? Servizio qua, macellum. Ok, perché così. Atrium veste, vedi? Abbiamo sbloccato questo. E possiamo fare il macellum. Ok. Possiamo passare al livello successivo. Quindi facciamo questo passaggio prima di tutto. Yes. Ok. E qua facciamo il macellum. Ecco, vedete quanto è grosso. Poi trovare veramente la giusta posizione diventa un casino. Non lo voglio mettere in alto a destra lì, perché lì me lo vorrei tenere per costruire in caso un'altra fattoria. Per cui aspettiamo un attimo. E dopo di questo costruiamo le mura, così vi faccio vedere anche le mura. Ok, capitolo 7, abbiamo sbloccato tutta sta roba, tra cui anche la necropoli. Ah, ma mi sono dimenticato una cosa, dobbiamo andare a usare le rovine qui. Possiamo ripararle, yes, vai. Oh, vedete, siamo così bravi a gestire la nostra città che praticamente abbiamo. È come quando in Civilization partiva l'inno alla gioia, no? Stiamo super fiorendo e la gente è contentissima. Abbiamo creato questo e adesso possiamo commerciare. Qui si apre la rotta commerciale con una delle città presenti e possiamo decidere che cosa comprare e che cosa vendere. Per adesso non mi serve niente, quindi non farei nulla. Oddio, potremmo vendere il surplus di pietra, a parte la pietra adesso la possiamo riavviare. Il legno, ok, sì. Dobbiamo potenziare queste a livello 2 perché ci serve più legno, quindi andiamo qua. Andiamo a produzione, grazie. Accetta e potenziamo subito questo, grazie. Ok, adesso vi faccio vedere le mura. Facciamo così? Facciamo così, no, lo facciamo così. Ok,
quasi quasi farei così, no? Facciamole più piccole, perché così dopo qui c'ho più spazio per costruire. Questo no, non ci serve. Ok, costruisci. Sette turni. E qui abbiamo sbloccato qualcosa. Intanto, vedete, qui diventa tutta una zona interessante e probabilmente ci si stabilirà gente. Che cosa abbiamo trovato? Officina pecuniaria. È praticamente la zecca dove vengono prodotte vari tipi di monete. Lingotti d'oro, da lingotti d'oro e d'argento e così via. È un'attrazione di 400. Oh, ok. La minaccia di Macedonia. E qui si incomincia anche un pochino di politica estera. Che cosa vogliamo fare contro il pericolo dei macedoni? Allora, possiamo scegliere di aiutare il regno di Macedonia contro le città greche, perdere 3 di sicurezza per 50 cicli e vinceremo contro la città di Tulliano, otterremo la città di Tulliano. Cercare aiuto, meno 10 monete per 50 cicli. Vinceremo, non so in che senso vinceremo il Mysterium. Probabilmente ci darà questo. Sì, ci darà questo edificio. Ok, questa è una prigione. Se no, Ludus Magnus. Difendiamoci. Abbiamo un sacco di cibo, quindi sì. Aiutiamo le città greche contro la minaccia macedone. Anche perché dopo ci dà il Ludus Magnus. Ok. Dobbiamo fare... Dobbiamo stabilire una rotta commerciale, in realtà, per la missione. Quindi io direi che potremmo prendere, non lo so, il legno, le tegole, boh. Compra qui le tegole, ecco, facciamo così. Allora, questo era... No, questo non la possiamo aprire, ok, fantastico. C'è del cibo, facciamo questo, sblocca, sì. E possiamo comprare un po' di... Ecco, compriamo qui dei... Anzi, no, vendiamo. Così prendiamo i soldi. Non compriamo niente. Vendiamo... argilla, va? 20 d'argilla. Ok, commercio, sì. E olè. Ho fatto vendi, vero? Bene, sì, a Sparta, ok. Perfetto, guardate le mura che belle. Queste poi possono essere potenziate. La nostra città prende sempre una forma un attimo più coerente. Siamo saliti di livello. Dobbiamo sbloccare e costruire il Senato. Ma non abbiamo assolutamente sufficienti fondi, sufficienti punti ricerca. Potenziamo sta roba per la raccolta del legno. E io potenzierei anche questi. Oppure farei della roba decorativa. C'è quest'area. Un po' d'attrazione. Un sacco d'attrazione. Facciamo ste statue. Tiè. Boh. Per niente pacchiano. Mettiamolo qua, va. Olè, guarda qui. Boom. Ok. Qua dovremmo un attimo potenziare, ricercare qualcosa per potenziare intanto questo. No, ce ne servono 750, noi ce ne abbiamo un pochino. Possiamo potenziare questo dell'architetto in modo da produrre di più? Sì, vai. Ok, sbloccato. Eccola qua, la X. Potenziamo sto coso, non lo possiamo potenziare perché ci servono i laterizi. E mi sa che non ce l'abbiamo, non l'ho fatta, vero? Bravo. Quante ne vuole? Dove sta? Dove sta qui? 500, ok. Un altro gruppo. Questi chi so? I venditori del souk, i venditori del mercato di Palmira. Ok. Venite, quindi possiamo potenziare le mura?
possiamo fare doppia cinta muraria. Questo non lo sapevo neanche io. Bellissimo. Questo ci piace. Facciamo più e più difese. Ok. Che altro possiamo potenziare? Tu no, tu no. Potremmo potenziare questa in realtà. Sì. Ok, e anche questa. Grazie. Ovviamente fate attenzione perché i vari edifici possono avere dei malus, eh? Per esempio andando a danneggiare l'ordine pubblico. Allora, qua Carver, vai. Accetta e mettiamolo qua giù il Carver, che ti devo dire. Ho qui. Tanto ripeto, non credo che ci sia... che non influisca la posizione dell'edificio, eh? Non mi pare di ricordarlo. Vai. Allora, la minaccia Macedonia 2. Accettiamo il regalo. Abbiamo, con il nostro aiuto, siamo riusciti ad aiutare le città greche ad assicurarci della vittoria. Così che i leader di Amphipolis, Merona e Metone ci svelano la costruzione dei Ludus Magnus. Ok, conferma. Tra l'altro, a che mi serviva questo? Io mi ricordo. Ho un vuoto. Ci servivano i laterizi per potenziare che? Questo? No. Che dono fa? Perché? Per il Senato? No. No, questo ce l'abbiamo. Oddio, che dovevamo fare? Vedete, questo poi magari dopo converrà spostarlo e metterlo tipo vicino, perché se non ci arriva più. Allora, ci serviva per... porca miseria, ah, per salire di livello forse? Ah, per salire di livello sicuro. Ci servono anche le tegole. Quindi iniziamo a vedere anche quello per... fare i coppi. Il mastro coppaio. Ok. E poi anche quello per fare i mattoncini. Il senato va sbloccato. Sì, non è gratis questo. Ok, produzione. Fai la tileri. La mettiamo qua. Oh, porca miseria, mica mi ricordo cosa ci serviva. Allora, tra l'altro inizierei a fare un altro del legno. Beh, non lo so, forse no. Forse no. Dai, che dovevamo potenziare? Ma porca miseria, qui? No, qui che serve? Ferro. Ok, sì, venite. Collegium Lanorium. Ok. Carpentiere. Ma guarda, questa è bella, eh? Il senato dobbiamo sbloccare. 450, vai, sblocchiamo il senato. Ok, e costruisci il senato. Guardate quanto è grosso il senato. Cioè, questo dovrebbe stare al centro perché dovrebbe prendere tutta sta zona. Ma come faccio? Perché non posso scegliere di non costruire intorno a questo. Quindi il senato lo dovremo mettere qui, che non prende niente e nessuno. E piglia solo sta zona.
Tra l'altro non mi piace per niente, ma vabbè. Oddio, potremmo farlo qua, tipo. O se no lo facciamo qui, tanto è uno one shot. C'è il modo per fargli prendere magari due distretti? Ne prendi solo uno, non prendi niente. Qui non entrerai mai. E vabbè, mettiamolo qua che ti devo dire, senti. Creeremo un distretto super... super sicuro. Ok, qui stiamo potenziando tutti. Guardate, mi dà fastidio proprio che non mi ricordo che diavolo volessi costruire con sti mattoncini. Che volevo proprio? Questo no. Questo no. Boh. Ma sta cosa delle vestali che fa? Ecco, secondo me dovrebbero migliorare questo, perché mi spieghi che cosa fai? Perché non leggo nulla. Ah, dobbiamo votare un decreto, è vero. Qui intanto il Senato fichissimo. Allora, andiamo qui. Che decreto scegliamo? Cerimonie settimanali. Aumenta la soddisfazione per appartenenza ogni 4 cicli, non è male. La produzione vorrei aumentare, la ricchezza pure, tipo. Quality control, aumenta il valore delle merci esportate, il valore delle merci importate, diminuisce la tensione. Ecco, diminuire le tensioni, questo è meglio. Facciamolo, costa 200. Aumenta la produzione di legno del 50% per un tot di cicli. Pietra. Ah, io volevo qualcosa per i soldi, ma l'unica cosa credo sia questo. Ciao, che stai? Quality control, sì, accetta. Ok, e andiamo a vendere un po' di cibo per prendere dei soldi. Il cibo ce ne abbiamo tantissimo. Possiamo... no? Nessuno vuole il cibo? Fantastico. Che possiamo vendere? Un po' di pietra possiamo vendere, ce ne abbiamo tantissimo. Anche un po' d'arcilla in realtà. Qua. Vendi a Burdigala... qua. Ah beh, posso fare così in questo, giusto. No, 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 100, non 1000. 100 d'argilla. Vai. Alle 848 monete. Perfetto. Il decreto è stato rifiutato. Bravi. Allora, seleziona un decreto e corrompi una fazione. E lo rifacciamo. Quality control. Corrompi. Quality control. Come... aspettate un attimo che devo andare a fustigare la gatta che sta al ratto scavatore sulla porta. Ok, scusate, ma ovviamente deve scoccettare per fare avanti e indietro. Metterò gattaiole ovunque. Come funziona sta roba? Scusa, faccio così. Faccio corrompi. Devo selezionare prima la fazione. Ah, qua, ok. Questo è d'accordo. Ti potrei fare così. Così. E così.
Seleziona fazione. Ho capito, lo sto fando. Fazione. Ah, forse perché questo è già 80%. No, però sugli altri. Problema. Poi qui perché ci compare sta cosa? Vedi, qui compare 100%. Boh, bene. No, questo non l'ho capito. Boh. Ok, e poi? Io voglio fare questo. Corrompi almeno una fazione. E ho capito, ma... Devi selezionare le fazioni per applicare la corruzione su di loro e assicurarti il voto. Ah, ok, cos'è? Vai, fatto. Non era proprio chiarissimo, eh? Ok, ce l'hanno accettato. Adesso possiamo rivendere la roba. E abbiamo sbloccato una meraviglia. Non faccio i sassi di Madera perché io già l'ho visto l'altro giorno. Facciamo il mausoleo di Alicarnasso. Grazie. Ci servono i mattoncini. Ecco, possiamo comprare i mattoncini adesso qua. Chi ce li ha? Nessuno. Loro ce li hanno. Sblocca 500 monete d'oro. Dopo non abbiamo i soldi per comprarlo. Quindi facciamo in produzione. No, facciamo qui quello per produrre questi. Ah, 500 non ce l'abbiamo. 480. Dobbiamo produrre i mattoni. Ok, dammi i mattoni. Oh, a costo di gufarmi da solo, non abbiamo avuto nessuna disgrazia. L'altra volta ha avuto pestilenze e incendi tutto il tempo. Ok, alla brickwork, vai. No. Facciamo così, ok. Vai. Ok, possiamo potenziare il nostro centro città. Sì, grazie. E il cibo come andiamo? Il cibo ancora va benissimo. Le travi vanno benissimo. I mattoncini, insomma. Quanto mi serve per potenziare quello che fa i mattoni? 7,50. Mamma mia. Completa la costruzione di una meraviglia, ma hai voglia di... Ok, siamo saliti di livello, guardate che bello. Possiamo potenziare le mura volendo. Qui, ma non si può fino all'età media. Ok. Vai. 35. Dovremmo esportare qualcosa, tipo il legno. No, il legno non possiamo. L'argilla sì, però. Mille monete. Olè. Cioè abbiamo una produzione altissima, 42.3, 43 punti produzione. 49,56. Ok, Wonder Mausoleo di Alicarnassus. Lo mettiamo qua, va. Così ce lo vediamo anche frontale. Questo è l'ingresso, è uguale.
Deve essere in periferia. Periferia della zona dove è possibile costruire. Ho capito, qua. Non deve essere sulle strade, ho capito. Ma non ci abbiamo un punto dove costruire sta meraviglia? Fantastico, qui no, eh. Bene, bello. In periferia, proprio al limite. Capito, vista adesso è diventata verde. Tipo qua. Allora, 199 milioni di turni. Fantastico. Manderemo super veloci. Allora, qua c'era un'altra fazione. Sì, accetta. Ok. Allora, possiamo potenziare questi. No. Questi. Ok, brickwork. E siamo di nuovo al massimo. Ci vuole oro 40. Questo purtroppo non sale di livello. L'oro va estratto con... Allora, aspetta un attimo. No, ma andiamo avanti perché tanto devono passare 180 turni. Risorse, oro. Allora c'è dell'oro qui e dell'oro lì. Qui ce n'è un sacco. Ok. Quindi quarry. Il fatto è che non c'è lo spazio. Quindi facciamo prossimity. Ah no, ci arriva questo. E allora? Small quarry. Diceva che c'era l'oro qui. Ah, ma non è... Che cos'è che estrae l'oro, scusa? Fammi vedere. No. Non è questa. E come si ottiene l'oro? Vediamo un po'. Small... Ah, mine. E ce l'abbiamo la mine. Small farm, small quarry. No, non c'è small mine. A meno che non sia tipo large quarry, precious quarry. Non c'è allora ancora. Ok, come non detto. Oh, Ludus Magnus. Officina pecuniaria. Questo. No, facciamo Ludus Magnum. Questo. Dove lo possiamo fare però? Tipo qui no. No, no, t'ho visto che entravi lì. Facciamo salute. 166 turni. Alla tensione. Ok. Iniziano a scocciare. Dobbiamo decidere chi appoggiare. Se loro... No, appoggiamo loro. Espelli la fazione. Ciao, prima mi creino altri problemi. Tu
qui sta ancora bene, vedete? Qui si stanno espandendo, guardate. Fuori dalle mura, ve l'avevo detto. L'altra volta intorno alla... ai ruderi, invece stavolta qui. Buona fazione, accetta. Molto bene, molto molto bene, probabilmente perché abbiamo fatto anche questo. Potremmo fare una piazzetta così. Potremmo fare qualcosa qui. L'Atrium Veste. In modo che la gente venga di qua, per esempio. Facciamo creatività, va? Questo l'abbiamo fatto, 121 turni. Tra poco qui dovremo spostare questo, evidentemente, perché non c'è più lo spazio. Questo non abbiamo scoperto come potenziarlo. Ma potenziamo questo, va? Questo non ho visto manco io mai come è potenziato, vediamo. L'Atrium Veste è stato creato. Olle. Niente di che. Qui è stato potenziato, ma la gente lì ancora. Guardate qui come abbiamo creato una periferia. Un borgo. Non borgo, ma che si dice? Barrio in italiano. Un quartiere nuovo. Questo non possiamo purtroppo potenziarlo. Volevo salire a livello successivo per far vedere anche le mura come si potenziavano, ma è evidente che non si possa ancora. Per salire di livello che ci serve? Un botto di roba. 200 tegole ce l'abbiamo, 2000 persone ci servono. Grazie, sì. Ci serve da... Perché non abbiamo improvvisamente più cibo? Ogni tanto sparisce sto cibo così. Ha deciso che non c'era più cibo. Ma come no? Stava al massimo. E allora faremo... No, ma non mi conviene perché adesso questo termina. E il cibo inizia a essere prodotto, per cui... Ci servirà dell'oro, non possiamo fare niente finché non abbiamo la piccola miniera. 21 turni. Non si è creato un altro quartiere. Proviamo a fare così. Boh, no, proviamo a fare... No, qua già c'è quell'altra meraviglia. Qui? No. Qui? Oh, ho sbagliato. Facciamo così, va. 12, 10, 9, 8. E arriva. Olle, guardate che bello. E finalmente possiamo passare all'era successiva. Pronti? Qui la città sta celebrando, guardate qua. Festa grande, festa grande. Di nuovo qui continua a non esserci più cibo. Cambio d'era. Verso una nuova era. Fine dell'era dell'antichità. E qui ci fa un recap un po' di tutto quello che abbiamo fatto. Ci fa vedere la nostra città da punti di vista differenti, un po' più figo, nel 302 avanti Cristo. Facciamo skip e qui possiamo appunto scegliere cosa portarci come bagaglio culturale nell'epoca successiva. Per esempio, condanniamo Roma, in questo caso si presenta Roma nel teatro politico, oppure smettere i nostri rapporti con il regno ellenico. Facciamo questo per adesso. Continua. Qui scegliamo dei tratti culturali da portarci dietro per potenziare per esempio la produzione o piuttosto la ricerca.
E qui scegliamo degli edifici pure da mantenere in vita e non lasciare che si trasformino in ruderi. E possiamo andare con l'officina pecuniaria o il Ludus Magnus. Andiamo con Ludus Magnus. E qui possiamo scegliere appunto un altro aspetto da aggiungere alla nostra città. Andiamo, io continuerei ad andare con questo già ce l'abbiamo. Andiamo con la scienza. No, la scienza. E siamo nell'età medievale con la nostra città. Vediamo solo un attimo di... Ah, dobbiamo pianificare dove mettere il centro cittadino, che come vedete non può essere piazzato su questo. Va creato ex novo. E quindi io direi mettiamolo qui. Eccolo qua. Con le torrette medievali. E abbiamo ampliato tantissimo la nostra città. Allora direi che possiamo terminare qua. Abbiamo fatto oltre un'ora di video, però è un gioco molto complesso e volevo farvi vedere almeno la prima fase fino al passaggio d'era, in modo che poteste avere una visione complessiva del titolo. È un gioco molto interessante, credo che potrebbe piacere a tutti gli appassionati del genere. È sicuramente ricco di cose da fare, di cose da studiare, di meccaniche da gestire in maniera perfetta in modo tale che la città avanzi, ma non è neanche troppo complicato. Non ci ho dovuto sbattere la testa troppo. Quindi si può godere anche senza dover studiare il titolo nei minimi dettagli. È molto curioso, sicuramente un gioco da tenere sott'occhio se amaste il genere. Certo, ha questi aspetti che impediscono un controllo molto più dettagliato e preciso del tessuto urbano, che possono essere un po' problematici, però a parte quello devo dire che non ho visto molte cose strane o cose un pochino da lasciar perplessi. È pur sempre un early access, comunque tenetelo a mente, quindi c'è ampio spazio per le migliorie. Vi invito a provarlo in modo da poterlo commentare insieme. Tra l'altro stavo vedendo che si è creato un'altra borgata qua giù. Provatelo, fatemi sapere le vostre impressioni. Ricordatevi che come sempre qui sotto potete mettere un commento, lasciare like al video e iscrivervi al canale. Questo era Memoria Polis. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!